Dopo il successo dello scorso anno, torna domani sera Sportivamente Palma 2014, che si svolgerà a Palazzo degli Scolopi, sede del Comune della Città del Gattopardo, con inizio alle ore 21. Giornali, TV, web e social network, come cambia il giornalismo sportivo, è il titolo della tavola rotonda che vedrà un confronto tra giornalisti nazionali, regionali e locali. Ad organizzare la serata, in cui saranno anche consegnati alcuni riconoscimenti, è stato l'assessore allo sport e politiche giovanili Vincenzo Salerno. Domani sera sarà la volta appunto di un evento già andato benissimo l'anno scorso, quindi ci proponiamo di affrontare tematiche importanti che riguardano lo sport, ma anche l'informazione, con delle presenze appunto autorevoli del mondo dell'informazione sportivo. Il tema della serata sarà giornali, TV, web e social network, quindi come cambia il giornalismo sportivo, come è cambiato e che appunto sviluppo porta, se di sviluppo si può parlare, all'interno della comunicazione giornalistica sportiva. A coordinare l'evento è il sociologo e docente universitario di comunicazione dell'Università di Messina, Francesco Pira, col quale abbiamo appunto collaborato già nell'edizione dell'anno scorso e con il quale il progetto nasce e viene ideato. Poi altri ospiti importanti, quali Concetto Mannisi del quotidiano La Sicilia, il segretario dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia, poi Davide Sardo di Agrigento TV, Gaetano Ravanà di Televideo Agrigento, Carmelo Lentini, direttore del giornale online Agrigento Sport, e poi il collegamento, una grande appunto, presenza, seppur via telefono, quindi giornalista e telecronista della RAI, Marco Civoli. L'opportunità di un confronto sui temi che circondano il mondo sportivo, quali l'informazione, l'etica, l'impegno e quindi i valori importantissimi che distinguono lo sport dal punto di vista sociale, economico e lo sviluppo appunto di una comunità. E gli eventi come quello di domani sera sarà anche un'opportunità di confronto e la conferma che lo sport crea anche momenti di aggregazione e di confronto dal punto di vista appunto informativo ed educativo. A coordinare l'evento sarà il sociologo e giornalista Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo all'Università di Messina. Intanto bisogna parlare dello scopo dell'iniziativa. Stiamo parlando di un evento che tende ad avvicinare non solo coloro che praticano lo sport a quella che poi è la comunicazione e l'informazione dello sport e quindi il giornalismo sportivo ed in particolare alla sua evoluzione, ma soprattutto è un evento che ha un fortissimo coinvolgimento di tutti gli strati della popolazione perché vede presenti anche tutti i responsabili delle associazioni sportive, anche i giovani che praticano sport, per un momento di festa ed un momento in cui possiamo trovare sintesi rispetto a quello che sono i valori fondanti dello sport. La partecipazione di grandi giornalisti regionali, provinciali, ma soprattutto il coinvolgimento di Marco Civoli, che così come aveva fatto l'anno scorso Bruno Pizzul, si mettono a disposizione per un collegamento, ci fanno comprendere che questo evento ha assunto nel tempo un significato importante, non soltanto per Palma di Montechiaro, per la provincia di Agrigento, ma più in generale per la nostra regione. Nel corso della serata sarà presentata anche la Polisportiva Palma, squadra di calcio a 11 maschile che prenderà parte al campionato di prima categoria che avrà inizio domenica prossima, 21 settembre.